Buongiorno a tutti. Dichiaro aperti i lavori di questa commissione straordinaria che si svolge oggi, giovedì 12 agosto. Intanto ringrazio tutti per essere presenti, ringrazio l'assessore Lopalco, ringrazio il direttore Vito Montanaro, ringrazio ovviamente il professor Dallas per essere qui con noi e anche il dottor Graham. Good morning, everybody. I declare that the works of this extraordinary board, extraordinary meeting are open today. We are on the 12th of August, and I would like to start, first of all, by thanking our regional minister, health minister, Dr. Lopalco, our director, Vito Montanaro, and of course, I do thank very warmly Professor Dares and Dr. Graham. Sull'ordine dei lavori, io farò solo una piccola introduzione del tema all'ordine del giorno, poi passerò la parola al presidente Amati, che è il proponente, insomma, di questa commissione di oggi, per le domande tecniche al professor Dares. No, in terms of today's agenda, well, I'll confine myself to just a very short introduction on the topic that is the main point of our agenda. Then I'll give the floor to President Amati, who is the real proponent of this meeting for more technical issues and questions. L'ultima occasione in cui abbiamo parlato di questo tema è stata il 16 giugno, un paio di mesi fa, dove avevamo raccolto con piacere ciò che aveva dichiarato la dottoressa Caroli, cioè sulla disponibilità del Dipartimento ad avere un confronto con l'ospedale di Boston per cercare, insomma, di andare incontro a queste famiglie che avevano due bambini, parliamo di due famiglie che hanno due bambini che hanno a che fare con questo problema della SMA, e quindi avevamo raccolto, insomma, la possibilità di aggiornare la commissione con la presenza, appunto, dell'ospedale di Boston per trattare il tema. The last time we had the opportunity to speak about the topic we are going to dwell on this morning was the 16th of June. And during this meeting, we had received the very good news that is on the part of Dr. Caroli, that she told us about the availability of the Department of Health of the region Puglia to organize an exchange of opinions and exchange of views and to try to find a common path with the Boston, the Children Hospital of Boston. And this, in light of meeting the needs, the requirements, the desire of two families with the families of two children with SMA. Detto questo, io passerei subito la parola al presidente Amati per le domande tecniche da rivolgere all'ospedale di Boston, fermo restando che sono in collegamento, appunto, il dipartimento e l'assessore Lopalco, che dopo in qualsiasi momento possono intervenire. Now, having said this, I would like to give the floor to our President Amati for technical questions. And of course, it remains understood that we have with us connected the regional minister of health, Mr. Lopalco, Dr. Lopalco, and the other members of the commission that maybe will like to add their questions to the ones that will be posed by President Amati. Grazie Presidente, colleghi, professori, Dallas e Graham. Ci sono due bambini pugliesi, Marco Gorgoglione e Paolo Scavo, affetti da SMA 1,
attualmente sotto trattamento del farmaco venduto sotto il nome Spinraza. Entrambi i bimbi e le loro famiglie vorrebbero accedere al trattamento con la terapia genica venduta sotto il nome Zolgensma. Colleagues, dear professors, Professor Graham and Professor Jarrez, there are two children who were born here, so two Apulian children, Marco Gorgoglione and Paolo Scavo, who have been diagnosed with SMA1, and they are presently on a therapy with a drug that is called Spinraza. Both children would like to, and their families, of course, would like to have access to the therapy that has been developed under the name of Zolgensma SMA. La somministrazione della terapia genica Zolgensma ha un apparato regolatorio diverso tra stati e stati, in particolare tra Italia e Stati Uniti d'America. The administration of this therapy, Zolgensma, is subjected to different regulations when it comes to administrations, and there is a difference between the Italian regulations and the US regulations. In base alle regole italiane, le condizioni cliniche e anagrafiche dei piccoli Marco e Paolo, dotati di PEG e tracheo, non consentono la somministrazione della terapia. According to the Italian regulations, the clinical conditions of both children who have PEG and tracheo do not make them available or do deny their access to this therapy. A noi risulta invece che in base all'apparato regolatorio di riferimento per il Boston Children's Hospital, tali condizioni cliniche dei piccoli Marco e Paolo non sarebbero ostative alla somministrazione della terapia genica Zolgensma. As far as we know, instead, according to the reference regulations adopted by the Boston Children's Hospital, the clinical conditions of both children would not constitute an obstacle for the administration of Zolgensma. La normativa europea, italiana e regionale pugliese prevede che il cittadino italiano e pugliese può curarsi all'estero con oneri a carico del budget statale o regionale qualora la cura non possa essere erogata in Italia, alla condizione che il centro estero sia di alta specializzazione, e su questo non abbiamo dubbi perché il Boston Children's Hospital lo è, e che sia presentato una dichiarazione di fattibilità che attesti la compatibilità delle condizioni cliniche del paziente con la somministrazione della terapia genica e che presenti le relative condizioni di non immunizzazione al vettore virale adenovirus. According to European, but not only European, also Italian and also regional legislation, our Italian citizens are entitled to be treated abroad and also to receive a contribution in terms of the coverage of their financial cost of this treatment, provided that a couple of requirements are met.
First of all, the center abroad, the foreign center, must be a highly specialized center. And of course, we have no doubt about this. Then the second condition requirement is that we obtain the patients obtain a, let's call it a statement of feasibility that certifies the compatibility between the clinical conditions of the patients in question with the administration of the therapy. And another requirement that has to be met is a declaration and statement of non-immunity to the viral vector, adenovirus. Questa dichiarazione di fattibilità deve ovviamente essere presentata anche quale risultato di un esame preliminare, cioè sulla cartella clinica, e fatte salve ovviamente le ulteriori verifiche effettuate all'atto del ricovero presso il Boston Children's Hospital. Well, in terms of the second requirement, I'm referring to the feasibility statement. Well, this feasibility statement must rely on an exam of the clinical report of the patients in question, so exams or tests that have been made to these people, to these patients, but of course this should also be confirmed after, let's say, possible hospitalizations at your hospital. So it has also to be confirmed, so to say, a double check statement. Alla luce di questo, due domande. Prima domanda: le condizioni cliniche attuali di Paolo e Marco, sulla base della cartella clinica presa in visione dal Boston Children's Hospital, che ci risulta sia stata presa in visione, e gli esami di immunità consentono di poter ottenere una dichiarazione di fattibilità alla somministrazione della terapia genica venduta sotto il brand, il nome Zolgensma, fatti salvi gli eventuali approfondimenti da svolgersi dopo il ricovero? No, in light of what I've been telling you so far, have two specific questions. First of all, first question, the clinical conditions of the two patients, Paolo and Marco, on the basis of the clinical report that we know, as far as we know, has been analyzed, has been under your scrutiny, and also on the basis of the results of the immunity test. Do all of these elements allow, would these elements allow these two patients to obtain this feasibility statement? E seconda domanda, e se fosse ciò possibile, in quanto tempo saremmo in grado di ricevere la dichiarazione, noi o la famiglia dei bimbi, per poter finanziare il trattamento, cioè la terapia genica, e le spese di viaggio e soggiorno? Grazie. And second question, this is directly connected to the first one. And if so, if the clinical conditions allow these patients to receive this therapy, how long would it take for us to receive from you your feasibility statement for us to have time to start our bureaucratic procedures and find money to cover the treatment or their stay abroad? Okay. Yes, I can respond. Regarding the first question, whether Paolo and Marco can be treated, we have already treated a number of children who are ventilator dependent.
And so the fact that they have a tracheostomy and they're being ventilated is not a contraindication to giving the treatment. Oh. Per quanto riguarda la prima domanda, posso dirvi che, e quindi sulla possibilità che ricevano Paolo e Marco il trattamento, vi posso dire che noi abbiamo già trattato molti bambini che sono dipendenti dalla ventilazione artificiali. Il fatto che abbiano una tracheostomia non è assolutamente una controindicazione. And as far as the immunity to the vector, I do not remember whether Marco and Paolo had this testing already. But if they did not, we do that routinely when patients come to us, because we cannot give the gene therapy if the immunity, the antibody titer, is high. Per quanto riguarda invece immunità al vettore, adesso non mi ricordo esattamente se hanno già fatto il test sia Marco e Paolo, però vi posso dire che noi lo facciamo di routine, è un test che noi facciamo di routine perché non possiamo assolutamente somministrare una terapia genica in presenza di una immunità. Myself and Professor Graham will talk to these two families already. And we try to calibrate their expectations regarding the benefit of the treatment. Per quanto riguarda, diciamo, le famiglie, abbiamo già parlato con le famiglie, sia io che il professor Graham, e quello che abbiamo cercato di fare è un po' quello di calibrare, tarare le loro aspettative a quelli che potranno essere i risultati del trattamento. We told them, again, giving them this feasibility letter is not a problem, but I think it's important for the committee to know what we told to the families. Per quanto riguarda la lettera di fattibilità, vi assicuro che non è un problema, ma penso che voi della commissione dobbiate sapere quello che ci siamo detti con le famiglie. We told the families that both children have advanced SMA, meaning that they're very weak and they depend on the ventilator to breathe. Abbiamo detto alle famiglie che entrambi i bambini hanno un stadio avanzato dell'SMA e sono anche molto, molto deboli. In the United States, the Food and Drug Administration, known as FDA, has not actually approved this type of gene therapy known as Zolgensma. For children with advanced disease, and which is defined as children who are very weak or they're ventilator dependent. E per quanto riguarda la situazione da noi, l'FDA non ha, diciamo, approvato in realtà questo tipo di trattamento per i bambini che hanno uno stadio molto avanzato della malattia o che sono così deboli. Now, the American healthcare system is mostly private, and it is possible that somewhere in the United States, some insurance company perhaps has given approval. But in general, the American healthcare insurance companies and even public insurance will not approve easily gene therapy for children who have advanced disease. E la sanità statunitense, lo sapete, è essenzialmente privata. E può darsi che da qualche parte ci siano anche delle assicurazioni sanitarie private che
possano un po' approvare la copertura di queste spese, ma in generale diciamo non la sanità, diciamo l'assicurazione pubblica non fornisce la copertura di queste spese negli Stati Uniti. This is what FDA and the insurance companies do in the U.S. But I have to indicate, and we told them that we don't have enough experience in treating children with advanced disease who are dependent on the ventilator, like Paolo and Marco. At this point, we do not have either research experience because clinical trials have not been conducted for these types of patients, but we also do not have enough a clinical experience based on the commercial use of Zolgensma yet. E questo sì, diciamo per quanto riguarda la situazione della sanità negli Stati Uniti, e quindi diciamo di solito non vengono coperte per i casi così avanzati. E poi abbiamo anche già detto ai genitori che non abbiamo ancora messo insieme una abbastanza esperienza per il trattamento di questi casi così avanzati. Una esperienza vera, reale, e anche i trial clinici che abbiamo fatto fino adesso non sono arrivati a coprire anche questo stadio così avanzato della malattia. I'm going to allow Professor Graham also to speak to this issue, but before doing that, I would like to say that we cannot speculate one way or the other, because it's like an experiment. We simply have not studied, again, these patients by doing clinical trials or by treating them for a number of years to know how they respond to the treatment. Adesso passerei la parola al professor Graham, ma prima ancora di farlo, quello che voglio dirvi con sincerità è che non possiamo fare delle congetture, effettivamente per la ragione per cui vi ho detto. Prima di tutto non abbiamo dei trial clinici che abbiano preso in considerazione anche questo stadio della malattia, e ancora non abbiamo alle nostre spalle un numero di anni abbastanza lungo che ci può portare a arrivare a delle conclusioni. Based on our understanding of the biology of SMA, the biology of the disease, we can say that these children, because they're ventilated, they have lost a lot of motor cells, motor neurons already, and therefore the gene therapy may not be effective, but I would like to indicate this is still speculative because it has not been studied adequately. Quello che invece ci dice sicuramente la biologia è che questi bambini con una fase così avanzata e dipendenti dalla ventilazione artificiale da molto hanno accusato una perdita dei motoneuroni abbastanza importante. E quindi una terapia genica potrebbe non essere così efficace, ma ancora una volta voglio dire che questo si basa su, diciamo, del buon senso, delle previsioni, non ci sono degli studi che attestano questo. Again, we have treated a number of children who are tracked or they're ventilator dependent, a small number. All of them were international patients, and their treatment was financed not by a government, but it was financed by raising philanthropic funds. E ancora, lo ribadisco, abbiamo già trattato parecchi bambini sia con PEG che con ventilazione artificiale, e anche in questo caso il loro trattamento è stato finanziato non dal governo ma attraverso una raccolta di fondi filantropiche.
And now I'm going to ask Dr. Graham, Professor Graham, to also give his opinion on this. Do adesso al professor Graham di darci la sua opinione su quello che ho appena detto. First of all, thank you for the opportunity. Yes, I think it's also helpful to clarify that the mechanism in terms of how the drug will work is no different based on the severity. It's, as Dr. Dara suggested, that the lack of motor neurons that may be the limiting factor in these children. Ecco, soltanto una precisazione per quanto riguarda il meccanismo d'azione del farmaco, diciamo non c'è nemmeno tanta differenza con altri farmaci di questo genere e come ha già detto il professor Daras, la perdita di motoneuroni, già diciamo pregressa di motoneuroni, potrebbe essere un elemento limitante. And so we are very transparent with, we have now treated 5 families who have children that are tracheostomy and ventilator dependent, transparent with them with regards to the potential recovery and ability to liberate, even if it's just for several hours, off of the ventilator. E visto che siamo molto molto trasparenti, vi dico anche che abbiamo parlato, come ci è capitato già di farlo per pazienti che erano ventilatori dipendenti o pazienti PEG, abbiamo detto che non potevamo proprio essere super sicuri di che i loro figli si potessero liberare, anche per questioni di ore, da queste dipendenze. Per ore, insomma, sono per brevissimi periodi di tempo. We also know, and Dr. Daras has led many of the trials, and from our clinical experience, that the earlier you treat someone with any of the SMA-targeted therapies, the earlier the better, and that the more severely the affected they are, the magnitude of the effect is probably less. E come sa benissimo il dottor Daras, che è diciamo responsabile anche di trial clinici, di sperimentazione clinica, se c'è una cosa su cui non ci sono dubbi è che prima c'è il trattamento, cioè più precoce il trattamento, più i risultati, buoni risultati vengono assicurati. So we are actually maintaining of the children that we have treated with the who require tracheostomy and ventilator, we are following them longer term, although remotely, because as Dr. Daras said, they're all international, to see what their trajectories are. But it will likely be years before we have a sense, and we're collaborating with an international registry to see what their responses are. E diciamo siamo, per quanto riguarda i pazienti, i ventilatori dipendenti, ne stiamo seguendo moltissimi da adesso, anche con collaborazioni internazionali, visto che il dottor Daras partecipa a queste trial internazionali, ma vi dico che ci vorranno anni prima che noi riusciamo ad arrivare a delle risultati conclusivi. There are also, it's helpful to understand, there are no comparison between Spinraza and Zolgensma in this group of children with this advanced disease. There are pragmatic considerations when dosing Spinraza versus Zolgensma long term because of the Zolgensma being one time dosing. But again, we can't compare those two treatment courses. Che la difficoltà sta anche un po' nel non poter fare degli studi comparati anche con i farmaci precedenti. Chiaramente la grossa differenza è che nel caso di Zolgensma c'è una sola dose, questa è una grossa differenza, però anche diciamo uno studio comparato è quasi impossibile per noi, ma abbiamo comunque avviato degli studi comparati. Again, it's a matter of working with the families that we have treated to really calibrate them to
the question of what are the our expectations and perhaps marginal improvements that may take years to foresee. E chiaramente lavoriamo sui risultati che abbiamo avuto con i bambini già trattati e in questo momento il nostro sforzo è proprio quello di calibrare, di tarare diciamo le aspettative anche nel parlare con i genitori e anche vedere quelli che possono essere i miglioramenti marginali che si possono ottenere. We'll refer to the committee or commission if there are other questions. Da parte della commissione? Prego, Presidente Marchi. Sì, grazie. Abbiamo appreso dalle vostre risposte che avete già trattato molti bambini dipendenti da ventilazione artificiale, la tracheostomia, e questo non è una controindicazione. Siete ovviamente in attesa di osservare l'esito di questa di queste somministrazioni. So what we have learned from your responses is that you have already been treating a number of babies, ventilation dependent babies with tracheostomies, and this that is not a contraindication for the administration of this gene therapy. Well, of course, this waiting for a confirmation with additional tests. Yes, it is not a contraindication, assuming that the immunity, the antibody titer are okay, that there are low, and also that some other tests that we do that have to do with liver function and other parameters are normal. Sì, diciamo ipotizzando che il test di immunità sia giusto, sia quello giusto e che diciamo abbiamo dei buoni risultati ad altri test a cui noi sottoponiamo i nostri giovani pazienti, tipo quello della funzione epatica o altri test che ci servono prima di poter dare l'ok. Poi avete aggiunto che i casi di Paolo e Marco sono molto avanzati, una SMA molto grave e avanzata, e la loro è una condizione di debolezza, e che non avete esperienze reali per questi casi avanzati, perché non ci sono trial che coprono questo stato avanzato della malattia. E allora, ove per motivi filantropici si decidesse di somministrarlo, la condizione di Paolo e Marco potrebbe aggravarsi oppure a seguito della somministrazione di Zolgensma non c'è il pericolo di aggravamento? Then you have also added in your responses that the cases of our two children, Paolo and Marco, are very, very advanced, and this is a very weak element when it comes to receive this gene therapy. You have also added that you have not a real experience with cases, such advanced cases, and that there are, for the time being, no trials that have covered for a long enough these cases. Now, in light of all this, should we administer or try to administer for philanthropic reasons this gene therapy to these two children? Could this be a cause for a worsening of their
clinical conditions, or maybe even if they receive Zolgensma, there is no danger, there is no risk that their conditions worsens? Well, the gene therapy carries a lot of risks. And before we prescribe this therapy, to administer the therapy to these children, we have a long discussion with the family about the risks that the therapy entails, including the possibility of death. And we haven't had a situation like that so far at our center, but there have been a few cases around the world where the outcome was bad, either severe complications or death. But these are details we discuss with the parents, and actually we ask them to sign an informed consent before we administer the therapy. Ecco, quando si tratta di terapie geniche sono molti i rischi, questo generalmente parlando. Prima ancora di prescrivere, quindi di somministrare una terapia del genere, discutiamo a lungo con le famiglie dei possibili rischi, fino ad arrivare anche, diciamo, alla morte. Non ci sono casi di questo genere, ci sono, diciamo, dei casi nel mondo già registrati in cui effettivamente non ci sono stati dei risultati così avversi, anzi sono stati buoni risultati, anche liberi da complicanze severe, o insomma i risultati sono stati abbastanza soddisfacenti fino adesso. And this is a function of the gene replacement therapy platform overall. It's not a question of the individual child, Paolo or Marco. It applies to anyone who's receiving this therapy. Non è nemmeno una cosa che ha a che fare con Paolo e Marco, è qualcosa che è inerente nella nostra piattaforma, la piattaforma terapeutica dell'ospedale di Boston, quindi diciamo sono delle regole che un po' che sono valide per tutti. Something I'd like to clarify is that when I said about philanthropic funds, I did not mean that a particular foreign government decided to finance the gene therapy for compassionate reasons. What I meant is that the families using social media primarily were able to raise the funds to cover the cost of the treatment. Was not covered by government. Vorrei soltanto fare una precisazione. Prima ho parlato di fondi filantropici, ma non intendevo dire che c'è stato un governo estero che ha voluto, diciamo, coprire le spese di questa terapia. Mi riferivo invece alle famiglie che attraverso l'uso dei social media hanno fatto uno sforzo di fundraising, cioè hanno raccolto dei fondi. And because we have a private healthcare system in the United States, we can, as long as we don't have any contraindications to the treatment, we can administer if families want to come somebody covers the costs. Negli Stati Uniti, diciamo, di solito è così, quando non ci sono, nella misura in cui non ci sono controindicazioni, la famiglia vuole questa somministrazione e qualcuno paga i costi della somministrazione, noi non abbiamo problemi nella somministrazione. But again, we're very careful and very transparent, as Professor Graham said, in trying to calibrate their expectations to make sure they understand
what we have discussed so far about potential benefit from the treatment. E come ha detto il professor Graham, nel nostro sforzo di trasparenza cioè, vogliamo effettivamente mettere anche un po' nero su bianco quello per capire, per fare in modo che capiscano veramente quello che abbiamo discusso in termini di rischi e di benefici del trattamento. Bene, da parte del Presidente Amati non ci sono più domande. Non so se il direttore... Prego, Assessore Robalco, a lei la parola. Chiudere. Hello. Hi, I'm Pierluigi Robalco. I'm the regional counselor. It's a sort of a regional minister of health, but I'm also a doctor, medical doctor. I'm a professor of hygiene and preventive medicine, and I'm also expert of clinical presentation and methodology. So I thank you so much for your time to explain to this committee what is the framework under which you eventually will we are going to administer this experimental therapy. My my question to you is, not being a clinical trial and not being a user under FDA condition, what is the regulatory framework under which you administer this therapy to the children? I mean, is there a local ethical committee that approve this therapy? Because saying that there is no contraindication doesn't mean that the risk-benefit ratio is positive. It means that there is no contraindication, but there is a risk, and you do not have any evidence that this treatment can improve or may improve the conditions of the children. So you know better than me that if you say to parents that there is no contraindication and that there is only a very minimal hope of an improvement, they will not have any considerations about the risks. So I understand that you have been very transparent with the parents. I understand that you are going to make them sign an informed consent. But you know that it is also very hard for a family in those conditions to have educated guess on what is going to happen to their children. So when we are also talking about a risk-benefit ratio or risk-benefit assessment, I also think about the benefit for the scientific community. So my second question is there any benefit for the scientific community to administer under these circumstances, I mean, out of any clinical trial framework, this therapy? I mean, did you publish a case report on the previous few cases that you treated, or are you going to publish the case reports on these cases? Because eventually, this may also represent a benefit, at least for the scientific community and for the science at last. So these are my questions, and thank you again for your time. Sure, you're very welcome, Professor Luigi. I'll start from the second one. Sì, scusate. Dobbiamo prima fare la traduzione per tutti e dopo facciamo intervenire. Can I start? Sì.
Sì, va bene, l'assessore Lopalco si è presentato, non credo sia il caso, ha detto che è sia assessore della sanità che un medico, professore di igiene, eccetera, eccetera, e vuole fare un paio di domande parlando del fatto che non esistono dei trial clinici, non essendoci dei trial clinici, o almeno su questi casi più avanzati, si chiede se esista un quadro normativo, il regulatory framework, come lo ha chiamato, che un po', diciamo, ispiri le scelte in questo campo, se esiste per esempio un comitato etico, perché si sa quando si tratta di diciamo somministrare queste terapie, perché dire che non c'è controindicazioni ha tutt'altro valore quando lo si dice a una famiglia che è attaccata anche a un barlume, un piccolo barlume di speranza di miglioramento della situazione di un proprio caro, di un proprio figlio. E anche diciamo una valutazione dei rischi benefici diciamo è stata fatta. Sì, qui siete stati molto trasparenti e di questo vi ringrazio, come vi ringrazio anche della vostra disponibilità. Lo siete con i genitori, ai quali comunque dovete far firmare un consenso informato. La prima domanda è ancora questa. Non pensate che sia difficile per una famiglia, diciamo, così provata da una situazione così grave, riuscire a essere abbastanza lucidi per fare una previsione, diciamo, obiettiva? E poi la valutazione rischi-benefici è anche molto molto importante. Seconda domanda, non pensate che diciamo anche questo tipo di valutazione rischi-benefici non possa essere un vantaggio anche per la comunità scientifica? Avete pubblicato un case report su queste specifiche condizioni, cioè questo stato di avanzamento delle condizioni, non pensate che questo possa essere anche un beneficio per la comunità scientifica? Can I respond now? Yes, please. Yeah, thank you, Professor Luigi, for your comments. I think they're very valid and we really appreciate them. I'm going to start with the second question, and I'm going to have Professor Graham address the first one. The second had to do with the issue of whether we're going to publish these cases. Yes, this is the reason we're collecting data on those patients. It is somewhat difficult because most of them, also I would say all of them, are international. But we do plan to publish something in the future, but it cannot be done very early because it may take a long time before we see the effect of this intervention. But we do plan to come up with some publications on this cohort of patients. Io mi limiterei a rispondere, grazie per i suoi commenti, Assessore Lopalco, che abbiamo molto apprezzato. Mi limiterei a dare una risposta alla sua seconda domanda, se prevediamo di pubblicare su questi casi. Sì, lo prevediamo, non è un lavoro facile perché questi pazienti sono, nella maggior parte dei casi sono quasi tutti internazionali. Lo faremo nel futuro, non presto, perché sicuramente ci vorrà tempo per vedere gli effetti di questa somministrazione. I would like to comment on the first, and you are correct, Professor, that you know, the hope, if you provide it to the family, is uniform, that they will not hesitate. With regards to the FDA approval and the provision of Zolgensma,
it in fact is really no different than our provision or any worldwide provision of Spinraza. Spinraza was actually not in the initial trials tested in children with advanced disease, but the approval was very broad labeled, and there has been provision of Spinraza for now many years for children with trachea and adults with tracheostomy and ventilator dependence. Sì, per quanto riguarda la speranza che noi diamo alle famiglie, non c'è dubbio, lei ha ragione, Assessore, è enorme la speranza e quindi questo può renderli meno obiettivi. Per quanto riguarda invece l'approvazione da parte della Food and Drug Administration, non è stata molto diversa da quella data al farmaco precedente, Spinraza, è stata veramente graduale, ma nel frattempo abbiamo avuto modo di fare molte somministrazioni. Our rigorous approach to providing, whether it be Spinraza or Zolgensma, is to determine, yes, is even if there is a marginal improvement, that may be of clinical significance, not just emotional, that if they can demonstrate short periods of time off of support, that offers a modicum of safety as well. Diciamo il nostro approccio molto molto rigoroso per quanto riguarda la valutazione e le discussioni con le famiglie si basa proprio sull'individuazione di quelli che noi chiamiamo miglioramenti marginali, che siano effettivi e non siano soltanto emotivi, così come possono essere percepiti dalle famiglie. So, I mean, I think you deliberate. It's helpful to realize that, yes, our provision is really no different than how we approach the provision of Spinraza with these families. Il nostro modo di approcciarci, diciamo, alle famiglie per questa nuova somministrazione non differisce moltissimo rispetto a quello precedente con il Spinraza. The FDA, in fact, has not said there's not in the approval a restriction, I guess. As long as you meet the age criteria, and then, as Dr. Darras said, the safety criteria with regards to immunogenicity and then other organ dysfunction. L'FDA si è pronunciata dicendo che non ci sono ostacoli alla approvabilità, diciamo così. Una volta che sono, diciamo, centrati i requisiti dell'età e anche i requisiti dell'immunogenicità, come ha già detto il dottor Darras. Bene, ci sono altre domande? Assessore Lopalco, direttore Montanaro, se vogliono aggiungere qualcosa. Just one short, solo una piccola domanda, brevissima. Vai, vai, Assessore. Just a short question. Since you treated a few children under these circumstances and under these clinical conditions, can you just briefly tell us if you collected any positive data on this kind of marginal improvement? Thank you. Una brevissima domanda, visto che avete detto che avete diciamo trattato pochissime persone con questo stato avanzato della malattia, ci potete dire se avete apportato delle rettifiche, delle piccole correzioni per quanto riguarda appunto quel parametro di cui parlavate voi, questi miglioramenti marginali? Correzioni. Se avete riportato. Se avete riportato dei dati che effettivamente possano valutare come positivi, come degli effetti positivi marginali in questi pochi bambini che sono stati trattati, cioè si hanno dei dati che dimostrano che c'è stato effettivamente anche un benché minimo miglioramento in questi bambini trattati. Ok. Now, or do you want to translate the question to everyone? Okay, so I was wrong because I made a mistake between reporting
and correct it. So if you have reported even very slight, let's say marginal improvements in these cases, in these advanced cases, even if you have told us that you have treated very few cases, advanced cases. We've had 5 children that we've treated who are tracheostomy and ventilation dependent. All of those are within the last 9 months, which is in fact probably premature to see any clinical changes with respect to respiratory function. Mechanistically, we know that the gene therapy takes a long time to work, even if you're stronger to begin with. Abbiamo trattato 5 di questi casi con tracheostomia e PEG, diciamo non è da tanto tempo, l'abbiamo fatto soltanto per 9 mesi e meccanicisticamente siamo consapevoli che diciamo arrivare a dei benefici, a dei vantaggi, dei miglioramenti per quanto riguarda anche la respirazione prende molto molto più tempo. This is also confounded by conflicting, I wouldn't say interests, but conflicting processes. I am conservative in trying to help the families maintain support so that the children stay healthy and don't have other complications while we let the gene therapy work. Yet they may be motivated to try to push them and wean them off the ventilator. So we're trying to obtain objective measures to see what their respiratory function is over the long term. Poi, se mi permettete, certe volte ci sono un po' di interessi confliggenti, per esempio io adotto un approccio un po', diciamo, conservatore, nel senso che dico alle famiglie di non togliere subito il supporto ventilatorio, le famiglie possono essere invece, o altri, a differenza di me, più motivate a svezzare prima dalla ventilazione artificiale, quindi ci sono anche un po' di conflitti nell'approccio. Working with our physical therapists over the long term, though, we have seen, and Dr. Darris can speak to this, improvements in their gross motor function following the CHOP and TEND, which is a measurement of their overall strength that's used internationally. We have seen small improvements in that, but the respiratory function is just, we wouldn't anticipate a bigger change yet. Comunque, in seguito alla somministrazione di questa terapia genica, una crescita dei motoneuroni, questo è innegabile, e anche al CHOP-10, che è una scala di valutazione, c'è un miglioramento. Sicuramente la funzione respiratoria ha dei miglioramenti, mostra miglioramento. Yes, there are families who report improvements in the motor function of the children, not dramatic improvements, but they do report some type of some degree of improvement in motor function. In fact, there are 2 families whose kids were treated about 15 months ago who were on BiPAP, and both families report improvements in the sense that they used to be dependent on BiPAP for 24 hours a day, and now they use it only during the night, for example. But I do appreciate Professor Luigi's comment on the issue of risk versus benefit. It's a difficult question, and it has an ethics dimension, which is so hard to analyze. Sì, per rilasciarmi voglio dire sì, effettivamente i miglioramenti nelle funzioni motorie sono evidenti, questo comincia a essere evidente anche e comunque a durare, a essere sostenuto dopo 6 mesi dal trattamento, molti sono riusciti a ridurre il tempo dell'uso della ventilazione artificiale, lo usano soltanto durante la notte, ma sono effettivamente anche molto d'accordo su quello che diceva l'assessore Leopardo sul
sull'importanza della valutazione rischio beneficio. We would also, by the way, recommend that if the commission decides not to pursue Zolgensma, that we would recommend continuing the Spinraza. E anche, come ho detto prima, in un approccio un po' più conservatore, noi raccomandiamo comunque di continuare l'uso del supporto. Assessore Robalco, bene così? Yes, thank you. I'm happy with that. Allora, a chiusura di questa commissione, noi ovviamente ringraziamo tutti, a partire dalla dottoressa Marquez, che è stato il tramite con l'ospedale di Bosco. Splendido, non si può intervenire. No, volevo... Non si può intervenire. Allora, dicevo, a chiusura di questa commissione devo ovviamente ringraziare tutti quelli che hanno permesso a tutti noi di essere qui oggi e di affrontare un tema sensibile, a partire dalla dottoressa Marquez, che è stato il nostro tramite. Splendido, devi spegnere il microfono per cortesia. Quindi a partire dalla dottoressa Marquez, che è stato il nostro tramite all'interno dell'ospedale di Boston, a tutta la direzione dell'ospedale di Boston, al professor Darras e anche al professor Graham, ai nostri uffici, al mio segretario particolare e anche alla dottoressa Di Cosmo e a Daniela, che oggi 12 agosto sono qui con noi, e anche ovviamente a tutti i tecnici. Ovviamente noi chiederemo all'ospedale di Boston e ai nostri interlocutori, cioè il professor Darras e il professor Graham, se è possibile, una dichiarazione di fattibilità dei due casi di cui oggi abbiamo parlato. Dopodiché ovviamente ringrazio anche la presenza del direttore del Dipartimento Montanaro e dell'assessore Lopalco, del loro supporto in questa commissione, e quindi ha reso conto di tutto ciò che ci siamo detti oggi. Ovviamente vi chiediamo questa dichiarazione, se possibile, e poi successivamente ci sarà un'interlocuzione con i nostri uffici per capire la fattibilità finale sulla possibilità di intervenire su questi due bambini. Now, in closing this meeting on this very sensitive topic, I would like to thank all the participants and all the people who have been working very hard to make it possible. I would like to start my thanks, heartfelt thanks, from Dr. Marquez, our contact person with the Boston Hospital. Then, of course, my heartfelt thanks go to Professor Darras and Professor Graham. And I would like also to take this opportunity to thank all of our staff, Ms. Di Cosmo and Daniela, and all the technicians who are working here with us on the 12th of August. And at the end of this meeting, I would like to reiterate I would like to ask once again Boston Hospital if they can subscribe to this statement of feasibility. I thank also the director, Mr. Montanaro, and our assessore, the regional health ministry. Of course, we are waiting, if you deem it possible, for your statement of feasibility. And then after we receive this statement of feasibility, there will be direct contact to see how to proceed together. Very good. I believe Dr. Darras stepped off and was disconnected, but I will reach back to our team and we can certainly provide a statement of feasibility. And if there are additional questions, we are happy to field them even remotely.
Diciamo, ripeto la nostra, diciamo, disponibilità a fornirvi questa dichiarazione di fattibilità e, se ci sono altre domande, sentitevi liberi, non esitate, vi daremo, le risposte. Bene, grazie ancora al dottor Graham per averci risposto immediatamente alla nostra domanda. Ho già ringraziato tutti, quindi sono già le 16:46, siamo già fuori orario. Ringrazio tutti per la presenza e possiamo dichiarare chiusi i lavori di questa commissione. Buona giornata a tutti. Thank you, Dr. Graham, for your quick response, and I've thanked all of you. It is 4:46 p.m. We are running out of time, and once again, I would like to thank all of you for your availability. Thank you, arrivederci. Arrivederci, buona giornata a tutti. Ciao direttore. Ciao. Buona giornata a tutti e Grazie buon Presidente, lavoro. grazie a tutti. Buona giornata a tutti.